Cari amiche e amici, il libro di cui vi voglio parlare oggi è questo qua, William Bateson, l'uomo che inventò la genetica, scritto da Piero Borzini, edito da Biblion Edizioni. Il libro è estremamente interessante, come i vari testi che ha pubblicato l'autore, considerando che si tratta di una biografia di un personaggio non particolarmente conosciuto ai più, ma estremamente noto all'interno del mondo scientifico, ovvero un uomo che all'inizio del Novecento, salendo su un treno per Londra, legge un articolo di un poco noto ricercatore slavo, tale Mendel, riguardo ai risultati di una ricerca sui caratteri dei piselli. Sceso dal treno, si inventa la genetica fondando la prima scuola di genetica a Cambridge. Nel libro si racconta ovviamente la storia sia del pensiero di Bateson sia dell'uomo Bateson, che era un burbero scontroso, un rompiballe, ma altrettanto era uomo attento all'emancipazione femminile, che si schierava a fianco delle suffragette in un'epoca in cui nella Londra per bene accademica l'idea solo di accogliere una donna, una femmina, all'interno del circuito universitario risultava a dir poco bizzarra. Ora, Bateson è uno dei rappresentanti, insieme agli altri personaggi di cui Borzini ha trattato nelle sue biografie, che hanno rivoluzionato il mondo senza far parte di quella categoria di immensi cialtroni che sgomitano per andare in televisione a dire delle putanate, scusate il termine, piuttosto banali, ma solo per far circolare il proprio nome. Nome che, ovviamente, una volta che è circolato e diventato popolare, consente agli stessi cialtroni di vendere migliaia di copie di libri del Menga dagli scarsissimi contenuti, ma proprio perché le case editrici oggi puntano a due mercati: il mercato della notorietà e il mercato della carta da macero. Se voi entrate in una libreria, trovate una tonnellata di carta da macero e un paio di chili di libri scritti da personaggi di cui avete sentito parlare perché la TV ne ha parlato. Ecco, né l'autore Borzini, che peraltro è stato vicepresidente della Società di Immunologia dei Trapianti Italiana, per cui non è propriamente uno che scrive di cose che non conosce, né tantomeno Bateson, erano personaggi, o sono stati personaggi, o sono, nel caso di Borzini, viva Dio, personaggi attenti al manto della celebrità in funzione di promozione delle proprie attività. Sono entrambi, Bateson lo fu, Borzini lo è, scienziati attenti alla scienza e ai fenomeni della scienza. Nel volume, quello che emerge più chiaramente agli occhi dei non scienziati, o comunque di coloro che si appassionano alla scienza, alla forma della sua divulgazione, è anche il carattere spigoloso e burbero, come ho detto, dello stesso Bateson. Ora, pochi giorni fa vedevo uno splendido film sulla vita di Van Gogh, un film animato, in dipinti animati. Alla fine del film passavano i titoli dicendo che Van Gogh, nei suoi 8 anni di produzione, Van Gogh era un autodidatta, imparò a dipingere per conto suo, dipinse che era già adulto dai 38 anni in avanti. E in 8 anni di attività dipinse 800 quadri, 100 quadri all'anno, e ne vendette uno. Ora, dopodiché divenne il padre da morto divenne il padre della pittura moderna e contemporanea. Ecco, Bateson è un uomo un po' come Van Gogh, cioè finché è stato in vita ha dovuto combattere come un leone per affermare le sue idee, non avendo poi un enorme successo. Ma la genetica è
è sopravvissuta, è diventata per noi forma e strumento di vita quotidiana. Indirizza una grandissima parte della ricerca agroalimentare, ad esempio, e di quelle formule cosiddette di eugenetica oggi che consentono di modificare degli aspetti non gradevoli o non graditi delle nostre esistenze. Ecco, quindi questi personaggi come Bateson e come Semmelweis, di cui Borzini ha scritto un'altra straordinaria biografia sull'uomo che insegnò ai medici a lavarsi le mani prima di fare le operazioni. E bisogna arrivare al tardo 800, no, per imparare a lavarsi le mani. Cioè, questo aprirebbe degli altri scenari. Ma comunque dicevo, l'autore si specializza in qualche modo in personaggi meno noti che hanno però contribuito realmente a modificare in meglio la nostra vita e l'attività scientifica. Vi ho già parlato delle anime inquiete, persone ignote, donne ignote ai più, che hanno definito il viaggio al femminile nel corso dell'Ottocento. E insieme con Bateson e con Semmelweis, ovviamente, diventano quei personaggi non notissimi come poteva essere notissimo Darwin quando tornò dal suo itinerario circumnavigante del globo e scrisse il suo più noto libro sui caratteri evolutivi. E lui scrive di questi personaggi che sono fondamentali, senza i quali la nostra vita sarebbe molto meno positiva, molto meno sana, e che però in vita non hanno ricevuto i riconoscimenti adeguati. Questo perché, ovviamente, e Borzini non lo dice, lo dico io, il mondo accademico rifiuta in partenza l'innovazione e il valore della ricerca, perché il mondo accademico è strutturato sulle baronie, sui potentati, e quindi guai a mettere il dito negli ingranaggi che sostengono quelle baronie. Nel momento in cui nel mondo accademico qualcuno afferma una novità, viene immediatamente definito e spacciato e vituperato come eretico. Quindi è un mondo pericolosissimo, quello dell'Accademia, ve lo posso dire per esperienza, grazie. E però vi suggerisco davvero, nuovamente vi faccio rivedere la copertina, William Bateson, l'uomo che inventò la genetica, di Piero Borzini, edito da Biblion Edizioni. Buona lettura e buon divertimento.